Circa 3 anni fa ho acquistato degli abbeveratoi uguali a questo. Ovviamente una volta all'anno li sostituisco perché si usurano oltre a sporcarsi, ma quello le pulisco la candeggina. Il problema è che proprio si usura la valvola ritenuta, quindi naturalmente una volta all'anno vanno sostituiti. Questo è il momento giusto per farlo, ne ho acquistati altri di nuovi. Qualcuno di voi mi aveva chiesto tempo fa come vanno installati e ve lo faccio vedere su questa tavoletta. Farò una costruzione a parte, cioè monterò 3 abbeveratoi su questa tavoletta qui e questa poi la monterò sul bancale che attualmente ospita gli altri abbeveratoi e quelli vecchi li toglierò ovviamente. Contemporaneamente cambierò i tubi, anche quello va fatto una volta ogni 6 mesi, 12 al massimo, e ho già disinfettato tutto l'apparato idraulico, cioè ho la lattina con il caricamento automatico, disinfettata anche quella pulita con la candeggina. Insomma, mi mancava solo questo pezzo per fare la revisione annuale dell'impianto dell'abbeveratoio delle galline. Dopo la sigla vi faccio vedere passo passo cosa occorre. È molto semplice, c'è una piccola modifica su questi nuovi, ve ne parlo anche, non la utilizzerò, ma vi faccio vedere un po' come funziona, insomma, ci vediamo dopo la sigla. Eccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Orso. Allora, questi abbeveratoi qua, 10 pezzi 15 euro su Amazon, se li acquistate su AliExpress li pagate anche di meno, eh. Il principio di funzionamento è molto semplice, una volta che loro sono posizionati, entra l'acqua, si riempie la coppetta fino al livello che vogliamo noi e lo possiamo regolare con questa vite, dopo vi farò vedere, esce l'acqua da qui e va in un'altra coppetta. L'ultima coppetta avrà un tappino o un tubo ripiegato come ho io. È molto semplice, come vi dicevo, io le cambio una volta ogni 6-12 mesi. Se regolati bene non perdono acqua e quindi c'è anche un buon risparmio idrico e soprattutto si puliscono molto facilmente. Uno straccetto con della candeggina si puliscono all'interno e si sciacquano bene ovviamente e poi loro continuano a funzionare. Come vi dicevo, è il terzo quarto anno che li ho e quindi li ho riacquistati e che li ho terminati. Quest'anno hanno dato in dotazione questi fermi qui. Nelle loro intenzioni, qua sotto invece che mettere la vite, come farò io, secondo loro bisognerebbe mettere questo fermo a pressione e poi dalla parte opposta avvitare. L'idea non è malvagia, però bisogna avere una struttura, ad esempio una lastra di metallo di 2, 3, 4 mm, non di più. Io che utilizzo un pezzo di legno da 1 cm, ovviamente questo non va bene, non ci siamo, io ho già provato. Inoltre, come vi dicevo, io questo lo appoggerò alla struttura già esistente, quindi sporgerebbe troppo fuori, insomma, non mi va bene. Però voi sappiate che se non avete viti e quant'altro, con quello che vi danno in dotazione, con una punta da 9 che non è compresa, fate il foro e fermate il tutto con questo sistema qui. Ecco, era una cosa nuova che hanno introdotto in questo kit. Personalmente farò così, 3 fori da 6, utilizzo solo la punta da 6, ci andrebbe una punta da legno. Se non ce l'avete, come in questo caso non ce l'ho io, quelle da ferro vanno benissimo. Parliamo di un legno molto morbido e quindi non si rovina la punta. Però se avete quella per il legno è la cosa migliore. Ci vanno 2 fori. Attenzione, qui la parte è un po' difficile. Uno perché è il foro che poi fermerà l'abbeveratoio. Il secondo foro, posto poco sopra, sempre da 6, nel quale andrà incastrato questo fermo qui. Questo è importante perché senza questo fermo la coppetta si muoverebbe a destra e a sinistra, insomma non sarebbe stabile. Vi faccio vedere brevemente come faccio e poi lo andiamo a montare. Punta da 6, con una sola punta facciamo tutto. Il primo foro è passante, io ho semplicemente posizionato l'abbeveratoio lì dove voglio che venga montato e con una matita ho fatto il segno, così molto alla buona. Ho lasciato lo spazio a destra e a sinistra perché qui poi verrà avvitato sul resto della struttura. Ora non mi metto neanche al banco perché voglio farvi vedere bene come funziona. Il primo foro è passante. Il secondo foro, per non sbagliare, conviene che posizionate la coppetta in prossimità del foro che avete fatto, premete leggermente, io in questo caso lo posso fare perché il mio è un legno molto morbido, ecco, vedete, ci rimane il segno, mi metto un po' in controluce, dei 2 pezzettini di plastica che andranno poi incastrati dentro. A questo punto faremo un foro non passante, ovviamente centrale, io qui ero un po' storto con la coppetta. Ecco, mi serve solo per capire l'altezza. Allora, si incastra. Ecco qua, vedete, se il lavoro è stato fatto bene, vedete che non si muove più. In questo caso utilizzerò dei bulloncini da 5.
Ora, dal momento che l'acqua arriverà quasi all'orlo, è importante che siano più in piano possibile. Poi la plastica è molto delicata, è molto leggera, si deformano molto facilmente, insomma è roba abbastanza economica. Però vi assicuro che il sistema è molto ben fatto ed è la stessa marca di quelli che avevo prima, quindi lavorano bene, è un buon acquisto insomma se si vuole puntare su un discorso del genere. Se invece volete utilizzare gli abbeveratori, quelli classici, da quelli a 15-25 litri, per carità, è un altro discorso. Finisco di montare e poi ci troviamo giù. Ok, ho finito il montaggio, ho tolto le vecchie e ho rimesso le nuove. Vedete, è molto semplice. Questa struttura ha semplicemente due viti, ne ho posizionata una, ho fatto il livello e poi ho fermato la seconda. Ora, siccome le ho montate un'oretta fa, nel frattempo si sono riempite, però vi faccio vedere come funziona la regolazione. Ora le ho chiuse tutte e tre, vi faccio vedere. Se io apro, piano piano esce acqua fino a quando, ecco, vedete, fino a quando io non trovo la regolazione giusta dell'altezza della coppetta. Se voglio che si ferma a un certo punto, chiudo a quel punto lì, poi cosa faccio? Svuoto, aspetto che si riempia di nuovo, così sono sicuro di aver fatto bene il livello, perché se si regola male ovviamente continua a scorrere l'acqua ed è uno spreco enorme. Nel frattempo facciamo anche questa, apro un po'. Ok, ci si perde qualche minuto, poi però una volta che è fatta e non si tocca più. L'importante è regolare la portata dell'acqua affinché l'acqua non scorra dalla parte opposta. Quindi a un certo punto bisogna chiudere e si rifà il livello. Ecco qua. Ci siamo. Che questo va bene. Ok, sono tornato dopo qualche minuto per finire il video, per fare i saluti. Insomma, avevo una gallina qui che faceva il bagno di cenere che ho messo da poco. E un piccolo consiglio, se mi permettete, se avete un camino, conservate la cenere anche per l'estate, perché come vedete per loro è utilissimo. Io qui in questo pollaio, oltre ad aver messo ovviamente la calce idrata, come vedete a terra, utilizzo anche parecchia cenere di legna perché è completamente naturale e loro ci si fanno il bagno. Comunque dai, tornando a noi, questo è un progettino veramente molto semplice, costa relativamente poco, dura qualche mese, poi bisogna cambiarle, però una volta regolate le coppette funzionano veramente bene. Io come dicevo sono già 3 anni circa che ce l'ho. Uso il abbeveratoio, quello classico, vi mostro qui la foto, soltanto nei momenti di emergenza, quando magari devo fare il cambio, la pulizia e quant'altro, o quando mi devo assentare per qualche giorno. Ecco, tendono a sporcarle molto e guardate, io, vedete, in roba di pochi minuti loro bevono e quello che hanno nel becco ovviamente finisce sul fondo della coppetta, quindi bisogna mettere in conto che tutti i giorni bisogna venire a pulire le coppette almeno con un getto d'acqua e poi con la candeggina una volta ogni 7-10 giorni. Bene, è tutto per questo video, vi lascio il link in descrizione, lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, non vi costa nulla ma per me è molto importante. Se avete consigli da darmi, come sempre mi fa piacere leggere i vostri commenti. Mi trovate anche sui vari social e c'è un blog, unorsoincampagna.com, dove parlo anche di queste cose qui. Ad agosto farò un video di persona per ringraziarvi dei 50.000 iscritti, quindi mi sto preparando psicologicamente perché per me è tutto nuovo. Vi auguro una buona giornata.